Ciao a tutte! Allora, in questo primo video del 2013 ho deciso di mostrarvi i prodotti che utilizzo maggiormente per curare i miei capelli. Noterete sicuramente che sono di varie marche perché a me piace comunque sperimentare sempre cose nuove e quindi magari non sono legata ad una singola marca o ad un singolo prodotto specifico. Quindi vedrete cose un po' più bio, cose un po' più da supermercato, insomma, svariate cosine che ho provato nel corso degli anni. Allora, la prima cosa che vi mostro è lo Shikakai che ho comprato, mi sembra, un anno e mezzo fa, che è questa polvere naturale al 100% di acacia che io utilizzo però solamente l'estate perché ci vuole un pochino per lavare i capelli con questo tipo di shampoo, tra virgolette. E dato che l'inverno fa abbastanza freddo, non mi va di stare magari tre quarti d'ora con la testa bagnata in giro per casa. E quindi questo lo utilizzo solamente l'estate, quando ho anche più tempo per lavarmi i capelli, quindi non per le cose sbrigative, ma quando ho proprio tantissimo tempo a disposizione. E l'estate, insieme a questo, soprattutto quando vado al mare, utilizzo sempre delle creme che prendo però dal supermercato, come questa qui della Kerastase, che io però metto solo appunto quando vado al mare, quindi quando vedo proprio i capelli che si stanno cominciando a rovinare, dopo aver fatto lo shampoo ci vado ad applicare queste creme e le lascio agire per 10-15 minuti. L'inverno non utilizzo queste creme, sempre per il solito discorso che non mi va di stare con la testa bagnata e quindi questa è la parte diciamo solamente per l'estate. Poi, nel caso in cui vado in viaggio e non mi va di portarmi questa polvere nella valigia, utilizzo i classici shampoo che possiamo trovare in ogni supermercato e io utilizzo questi qui della L'Oreal. Allora, questi qui che vedete sono dei balsami. Lo shampoo l'ho già finito da un paio di mesi, però io di solito compravo sempre shampoo e balsamo della stessa linea. Ho utilizzato questa qui, Re-Nutrition, che alla pappa reale c'è scritto, però tanto sarà il 0,0005 di pappa reale dentro. E poi questo qui è il Vive Lisse Setoso. Quindi utilizzavo sia balsamo che shampoo sempre quando andavo di fretta, quando stavo al mare e comunque avevo poco tempo da dedicare ai capelli. Poi ho scoperto questa nuova linea di shampoo della L'Oreal. Questo è uno shampoo che è talmente lisciante, vedete, è quasi olio, che non ha bisogno del balsamo e questa è una confezione gigantesca, quasi mezzo litro di shampoo. Però come vedete non l'ho utilizzata molto perché questa giusto al mare, quando mi devo lavare i capelli al volo per levare la salsedine, dato che funge anche da balsamo, applico una noce di questo shampoo e sto a posto, insomma. Oppure anche l'inverno, quando però vado di frettissima, metto una goccia di questo shampoo e via. Poi, per quanto riguarda invece l'inverno vero e proprio, ho scoperto questo shampoo che ho acquistato in una farmacia online, ma si trova in qualsiasi farmacia, basta che lo ordinate e ve lo portano al negozio. Questo shampoo che è a base di camomilla. Allora, qua c'è scritto che schiarisce leggermente i capelli, ma non è assolutamente vero, però ho notato che ravviva i riflessi dei capelli. Questo ce l'ho da quasi 5-6 mesi e ne uso veramente poco e anche questo shampoo non ha bisogno di balsamo perché è uno shampoo molto molto liquido e anche questo un po' oleoso e ha un odore buono, cioè io quando me lo metto mi viene quasi voglia di berlo perché sa proprio di camomilla. Poi sempre l'inverno utilizzo queste goccine di olio di argan, quindi io mi lavo i capelli con questo shampoo, li asciugo e poi alla fine metto queste goccine di olio di argan sia per idratarli, sia per nutrirli e anche per evitare che boom si gonfino con l'umidità. Questi qui quindi sono i prodotti che utilizzo maggiormente l'estate e l'inverno. Vi ho detto quelli che utilizzo quando vado di fretta l'estate, quando vado di fretta l'inverno. Però c'è un nuovo prodotto che vi volevo mostrare, che è questo shampoo secco. Lo fanno di svariate marche, io cercavo quello della Garnier, mi sembra, però al supermercato non c'era e ho preso questo qui.
Questo lo utilizzo quando vado super di fretta. Ad esempio, settimane fa ho avuto il saggio di danza. Sono stata male pochi giorni prima del saggio, ho avuto la febbre, quindi non mi andava di lavarmi i capelli perché poi avevo paura di raffreddarmi mentre me li asciugavo, oppure di riammalarmi. Sono andata a comprare questo shampoo ed è favoloso. Praticamente voi lo agitate, lo spruzzate come se fosse una lacca sui capelli, fate attenzione a non mandarvelo in faccia. I capelli diventano completamente bianchi perché penso ci sia pure borotalco all'interno, un qualcosa che assorba comunque l'unto dei capelli. Aspettate un po' di minuti, spazzolate e i capelli risultano leggermente opachi, ma sono completamente puliti. Io mi sono innamorata di questo prodotto e penso che lo proverò anche di altre marche. Per il semplice fatto che pure quando magari avete la frangetta davanti al viso, il resto dei capelli vi rimane pulito, la frangetta è la prima cosa che si sporca. Vi spruzzate un po' di questo sulla frangetta e avete praticamente l'acconciatura perfetta senza capelli appiccicati o altro. Quindi questo prodotto anche ve lo consiglio. E nulla, questo è tutto, quindi questo è il prodotto che uso quando vado super velocissima. Poi questi sono i prodotti che utilizzo l'estate, quando vado al mare, quando anche qui vado abbastanza veloce. Questo lo utilizzo sia l'estate che l'inverno. Questo alla fine, quando mi lavo i capelli con calma. Questo lo utilizzo l'estate, quando ho veramente tanto tempo da dedicare ai miei capelli e ci applico in seguito questa crema. E alla fine questo qui, che ho comprato in quel negozio online che è poi una farmacia, che ve lo consiglio veramente sia come qualità, sia come odore e sia perché è molto molto valido secondo me come prodotto. Allora, ormai lo sapete che io nei video mi dimentico sempre qualcosa, quindi quasi in tutti i video alla fine vi aggiungo altro. In questo caso, oltre ai prodotti che vi ho mostrato prima, vi volevo mostrare l'Enè che ho acquistato tempo fa dal sito Aromazon. L'ho preso di vari colori, quindi l'Enè biondo, l'Enè marrone chiaro, l'Enè marrone scuro e quello neutro, che adesso non so quale sia tra questi, comunque ce n'ho di 4-5 tonalità, e l'ho acquistato per ravvivare i riflessi ai capelli e per renderli più lucenti. Chi mi ha seguito anche sulla mia pagina Facebook ha visto il risultato, che comunque è abbastanza evidente. Però anche qui stesso discorso, questo lo utilizzo solamente l'estate perché l'inverno di girare per casa con la testa bagnata e l'Enè non mi sembra il caso. E però vi consiglio anche questo prodotto nel caso voi vogliate provare a ravvivare un attimo i vostri capelli, a tonalizzare il colore. Però dovete prestare attenzione alle varie composizioni dell'Enè perché la prima volta i capelli mi sono diventati leggermente verde evidenziatore. C'ho anche la foto su Facebook, però fortunatamente li avevo provati solo su una piccola ciocca, mentre la seconda applicazione mi ha ravvivato il colore perché avevo cambiato le dosi e l'effetto è stato più che soddisfacente. E nulla, questo è tutto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!